Bene, ben ritrovati a questo corso sulle banche dati. Siamo ormai giunti all'ottava parte, nella quale vogliamo parlare di funzioni di aggregazione di colonna. Oh, allora, partiamo dalle aggregazioni. Dunque, dovete sapere che con una banca dati relazionale, come quella che noi stiamo usando con LibreOffice Base, si possono ottenere facilmente semplici dati statistici come un totale, una quantità, una media, eccetera. Ecco, quindi uno dei numerosi vantaggi di questi tipi di banche dati è che ci mettono a disposizione anche queste funzionalità. Quindi non solo possiamo crearci la nostra banca dati con le nostre belle tabelle, le viste, le query o le interrogazioni, tutto quanto vogliamo, e accumuleremo nel tempo dei dati in queste tabelle, in questi contenitori di dati, però se a un certo punto vogliamo dare valore aggiunto alla nostra banca dati, ottenere qualche informazione in più che non siano le mere informazioni delle singole tabelle, dobbiamo fare un passo in più, ovvero sfruttare il nostro motore di banca dati, che ci permette quindi di aggregare i nostri dati, di accumularli in un qualche modo, appunto per darci qualche informazione in più, come può essere appunto una quantità o un totale dei guadagni, una quantità di pezzi venduti, una media, che ne so, nel nostro ambito, per esempio, degli interventi sui PC potrebbe essere una media della durata degli interventi dei PC. Ecco, qualsiasi cosa che vi interessi nel vostro ambito, nella vostra banca dati, quindi che avrete creato, potete sfruttare queste funzionalità. E appunto, come si fa? Ecco, per fare tutto ciò esistono appunto le apposite funzioni di aggregazione, che, come dice il nome, chiaramente servono ad aggregare le righe presenti nelle nostre tabelle o nelle nostre query o nelle nostre viste, e che servono appunto ad aggregare i dati in un qualche modo, a sommarli, a conteggiarli, quindi a totalizzarli, a farci una media, eccetera, eccetera. Ecco, le funzioni hanno un loro nome specifico nel gergo del linguaggio SQL, di cui ho già parlato qualche lezione fa, quindi del linguaggio tecnico che sta dietro la banca dati, che è quello che riesce ad interpretare il motore di banca dati che noi creiamo con questa interfaccia grafica. Appunto, questo linguaggio ha fra tutte le numerose funzioni, funzionalità e caratteristiche, anche queste funzioni disponibili. Quindi naturalmente sono degli acronimi o delle parole inglesi, però sono facili da capire. Vedete, sum o sum è la somma, quindi con questa funzione potremo fare una somma. Max ci darà il valore massimo di una colonna, di un attributo in una nostra tabella, quindi vogliamo ottenere il valore più alto, useremo max. Il valore più basso useremo min, e AVG, che vuol dire average, cioè in inglese la media, il valore medio. Ecco, ci sono altre funzioni che potete andare a sbicciare e indagare per conto vostro nel manuale della nostra banca dati HSQL DB, eccolo qua, è il capitolo 7, quindi se voi scaricate anche voi il manuale in formato PDF, che è nella prima parte di questo corso, nei commenti ci sono tutti i link, gli indirizzi internet ai quali andare per informarsi su tutte le caratteristiche delle banche dati, fra le quali proprio quella usata in LibreOffice. E appunto il capitolo 7, almeno nella versione 2.0 di questa guida della banca dati, il capitolo 7 si parla appunto di funzioni che aggregano i dati, quindi ci sono queste e altri tipi di funzioni. Vediamo un esempio. Ho creato questa query aggregazione, quindi la apro in modifica per mostrarvela, semplicissima. È composta da due tabelle questa query, quindi la tabella con i PC e la tabella con i fabbricanti dei PC. Cosa vogliamo ottenere con questa query? In questo caso vedete che vogliamo ottenere quanti PC
per fabbricante sono presenti nella nostra banca dati, quindi una semplicissima basilare statistica. Un elenco dei fabbricanti con il conteggio, quindi vedete qui la funzione di aggregazione che ho scelto è conteggio, qua, e quindi ci darà il totale dei PC suddivisi per fabbricante. Come fa a funzionare? Allora ho scelto appunto le due tabelle, ho trascinato gli attributi che mi servivano, quindi dalla tabella fabbricante, vedete qui la prima colonnina, il primo spazio a sinistra, denominazione, quindi il nome del fabbricante, ecco il nome del fabbricante del PC, ho trascinato la colonna denominazione e ho sfruttato anche la possibilità di dargli un alias, ovvero un nome alternativo al campo, alla colonna originale della tabella, perché nella tabella fabbricante c'è la colonna che si chiama denominazione, però nel contesto della nostra query di aggregazione, denominazione può essere tutto, non si capisce immediatamente che intendiamo il nome del fabbricante. Allora, LibreOffice ci mette a disposizione la possibilità di assegnare un alias al nome della colonna, quindi un nome alternativo messo opportunamente fabbricante. Deriva dalla tabella fabbricante. Voglio che il risultato della query, quindi della nostra interrogazione, sia in ordine crescente per nome di fabbricante, quindi ho impostato crescente con la tendina, menu a tendina presente qua. Quindi l'alias è un campo di testo, qui si può scrivere tranquillamente, si entra con il cursore, con il mouse, clicca e si scrive, mentre qui c'è un menu tendina che ci fa scegliere crescente l'ordine. Che sia visibile, ovviamente io voglio che nel risultato della query, di questa query, questa colonna sia visibile così come l'altra, se no ha poco senso la nostra statistica. E come funzione, vedete funzione, in questo caso di aggregazione, io voglio per ogni fabbricante, come abbiamo detto, nella seconda colonna risultato della query, che viene invece dalla tabella dei PC, ho semplicemente trascinato la chiave principale, quindi primaria, quella che dall'univocità ad ogni PC in questa tabella, lo trascinate e dico conteggiami. Vedete qui in basso funzione, conteggio, vedete fra le varie funzioni che ci sono, di aggregazione o meno, c'è quella conteggio, quindi ho scelto conteggio e questo vuol dire che mi conterà quante righe di PC ci sono per ogni fabbricante. Perché per ogni fabbricante? Perché attenzione, caratteristica importante, laddove io imposto una funzione di aggregazione come questa, nelle altre colonne devo dire raggruppami per queste, ovviamente, perché se no la cosa non funziona, non è coerente. Quindi vedete che quello che io ho spiegato parole si riflette in questa disposizione, perché cosa ho detto? Io voglio che mi esca un elenco di fabbricanti in ordine crescente, con accanto per ognuno quanti PC ho nella mia banca dati per il rispettivo fabbricante, legata al fabbricante. Vedete questo, da questo vincolo abbiamo legato le due tabelle. E quindi io voglio raggruppare i PC per fabbricante. Ecco che viene spontaneo dire gruppo. Quindi attenzione, quando io voglio aggregare, devo sempre raggruppare tutte le colonne che non hanno a che fare con la funzione di aggregazione, mentre in una colonna o più colonne. Adesso qui la query è molto semplice, è fatta da due colonne, ma possono esserci anche 10 colonne risultato, di cui magari 3 le aggrego, uno magari faccio un conteggio, l'altro faccio una somma, l'altro una media, e tutte le altre devo accompagnare le funzioni di aggregazione con la funzione di gruppo, di raggruppamento, se no la vostra query non funzionerà, vi darà un errore. Se eseguiamo questa query, vediamo cosa succede, così magari vedendo, avendo sott'occhio il risultato è ancora più chiaro. Ecco qua, vediamo di rimpicciolire un attimo il disegno. Ecco così, così abbiamo qui le nostre due colonne. Vedete la prima colonna, denominazione, in realtà il risultato ci dice fabbricante, perché io gli ho detto applicagli questo alias fabbricante. L'ID PC, che è il nome tecnico della nostra chiave principale, gli ho dato l'alias numero PC o numero di PC, potevo anche scrivere numero di PC, che forse è ancora più chiaro, magari perché no, cambiamolo qua in diretta, numero di PC. Ecco qua, quindi rieseguiamo, ops, ecco qua, fabbricante
fabbricante e numero di PC, così è ancora più chiara la nostra statistica. Quindi gruppo, la funzione cosa fa? Mi raggruppa per fabbricante e mi conteggia i PC. E vedete che fabbricante Acer o Acer ha un PC in questo momento in banca dati, la Apple ne ha due, la Dell ne ha due, l'HP ne ha uno, Lenovo 1, Samsung 3, System 76 1. Vedete qui con pochi clic, una volta che si sa come fare, che si conosce il metodo per lavorarci, posso già ottenere una statistica, infine, questa è basilare, ma è pur sempre una statistica. La mia banca dati, fabbricante, numero di PC, con questa disposizione. Molto semplice, tutto sommato. E questo è un esempio, uno dei tanti esempi che si possono fare, delle funzioni di aggregazione, quindi che gruppano, accorpano le righe in banca dati. Ci sono anche le funzioni di colonne, dunque la nostra lezione si chiama funzioni di aggregazione e di colonna perché sono un altro tipo di funzioni. Quindi, cosa possiamo dire sulle funzioni di colonna? Che dunque i dati contenuti nelle tabelle sono, per così dire, in forma originale o grezza, cioè ogni tabella contiene, come sappiamo, una o più righe e ogni riga ci descrive l'entità della singola tabella univocamente, quindi con tutte le caratteristiche che noi abbiamo previsto, che sono poi le colonne delle tabelle. Ecco, queste sono in forma originale o grezza, nel senso che questi dati ci servono per descrivere la realtà che abbiamo deciso di descrivere in banca dati, punto e basta. Ecco. A volte però appunto ci serve qualcosa di più. Noi abbiamo creato la nostra banca dati, ci lavoriamo, dopo un po' di tempo ci accorgiamo che abbiamo bisogno di qualcosa di diverso che non sia, che sia in forma diversa dalle colonne presenti nelle tabelle fisiche in banca dati. Quindi vogliamo dare un po' di valore aggiunto ai nostri dati ulteriore. Un esempio, noi abbiamo archiviato il cognome delle persone, dei nostri clienti, insomma, dei proprietari dei PC. Abbiamo archiviato una delle colonne della tabella proprietario, che è questa, è il cognome del proprietario, lo vediamo qua. Ecco. E cosa vogliamo farci, per esempio? Vogliamo crearci una statistica, così perché abbiamo bisogno, ci viene il vezzo di farlo, una statistica o un elenco per iniziale del cognome, cioè semplicemente per la P, la T, la C. Ecco. Come si fa se in banca dati non c'è una colonna con quell'iniziale? Oppure vogliamo fare una statistica sui mesi che hanno più interventi di supporto, cioè su tutto l'arco dell'anno, quali sono i mesi nei quali siamo stati chiamati più spesso per fare degli interventi sui PC? Ecco, dette così sono statistiche che sembrano piuttosto complesse da creare. In realtà, grazie alle funzioni di colonne, ecco qua, dunque ci vengono in aiuto le funzioni di colonna che ci permettono delle trasformazioni sui dati originali, creando per così dire delle nuove colonne virtuali o metacolonne con delle informazioni che sono quelle che ci servono per creare le nostre statistiche. Ecco, alcuni esempi, dico pochi esempi fra i tanti presenti e disponibili in una banca dati relazionale, come sempre riferitevi al manuale per avere un più ampio spettro di queste funzioni, io mi limito a poche, giusto per mostrarvi come funzionano. Per esempio, possiamo avere la funzione substr, che vuol dire una sottostringa, l'estrazione di una parte di testo, quindi una sottostringa, substring. E qui già capite dall'esempio che ho fatto, per esempio dell'iniziale del cognome, che sarà questa funzione ad aiutarci ad estrarre solo la prima lettera del cognome, perché serve proprio ad estrarre una sottostringa, una parte di stringa, quindi una parte di testo presente in banca dati. Così come, per esempio, c'è una funzione month, quindi mese in inglese, che estrae il mese da una colonna data. Così come c'è una funzione, per esempio, che estrae day, che estrae il giorno da una colonna data. E qui vedete che la statistica sui mesi con più interventi può avere a che fare con una di queste funzioni di colonna. La differenza fra le funzioni di aggregazione, questa è ovvia, cioè le funzioni di aggregazione lavorano sull'interezza delle righe per accorparle. Le funzioni di colonna come questa lavorano specificatamente sulla singola colonna, per
e ne fanno un qualcosa, la trasformano in qualcos'altro. Ecco. Ok, fermiamoci qui e vediamo qualche esempio di queste funzioni di colonna. Quindi andiamo nelle nostre query, funzione di colonna 1. Ho creato un paio di esempi. Vedete qui funzione di colonna 1. Entriamo in modifica come sempre. Qui è una query banalissima, creata sulla base addirittura di una sola tabella, quella del proprietario. E qual è questa? È proprio quella, la query che ci mostra come ottenere un risultato, quindi una tabella risultato che include solamente la prima lettera del cognome dei proprietari. E in più ci ho aggiunto anche l'aggregazione, quindi ho combinato una funzione colonna e una funzione di aggregazione per ottenere la statistica di cui ho accennato qua sopra. Quindi una statistica con un elenco per iniziale del cognome e quanti proprietari ho per quella iniziale di cognome. Quindi è lo schema qua sotto di composizione della query, poi praticamente identico a quello del conteggio dei PC per fabbricante, però ci ho aggiunto la funzione di colonna. Quindi mi sono trascinato dalla nostra tabellina la colonna cognome e ci ho aggiunto, vedete, ci ho aggiunto la funzione substr, quindi substring, parentesi aperta, la colonna cognome, posizione 1, quindi partendo dalla prima posizione, per un carattere. Quindi 1,1 vuol dire parti dall'inizio, per un carattere solo, quindi mi ritornerà la A, la B, la C, eccetera, eccetera. Ecco, e in più, giusto per aggiungere un po' di valore a questa query, ho trascinato anche la chiave principale del proprietario, ID proprietario, e vabbè, come alias ci ho messo conteggio e qui iniziale del proprietario, e gli ho detto fammi un conteggio di questa colonna. Ecco, così come vedete la query è composta qui da tre colonne, di cui una non è visibile nel risultato. Ecco, bisogna dire che LibreOffice crea da solo questa colonna, una di queste due colonne, perché per questioni tecniche se la crea lui da solo. Ecco, quando noi creiamo da zero una query tipo questa, e vi mostro che cosa intendo, in realtà qui vedete il risultato finale quando riaprite una query che avete creato voi con due colonne. La terza l'aggiunge LibreOffice da solo. Vi posso mostrare creando una nuova query, quindi crea query in vista struttura. Facciamo pure la medesima query per capirci. Vediamo un po'. Ecco. Allora, come abbiamo fatto nell'altra query, teniamola qui così abbiamo l'esempio. Allora, ho detto voglio per l'iniziale del cognome, quindi comincio a trascinarmi il cognome e conteggiare quanti ce ne sono. Quindi comincio a dire che voglio il conteggio di sicuro per questa colonna, come qua, vedete, questa e questa sono uguali. Ecco, l'alias lasciamo perdere perché tanto è solo un esempio. E per il cognome io ci applico la mia funzione subst qua, Quindi vediamo un po' per il cognome, attenzione, io ci applico la mia funzione. Ecco, mettere la colonna fra virgolette va bene, possiamo anche lasciar via perché non ci sono spazi nel nome della colonna, che è una buona idea non lasciare spazi, se no le virgolette sarebbero obbligatorie, in questo caso si potrebbero anche lasciare via, ma le dico allora, scusate, substr, quindi cognome dalla prima posizione per un carattere, ecco qua. E va bene, l'ordine crescente, diciamo, voglio per ordine alfabetico praticamente crescente. Se io eseguo la query così, che cosa succede? Conteggio. Allora, se la eseguo così, che cosa succede? Vediamo un po'. Ok. Quindi
15. Interessante. Se eseguo questa, cosa succede? Vedete che c'è tutto l'alfabeto, almeno l'alfabeto presente in banca dati con i vari quantitativi, ce n'è un proprietario con la A, tre proprietari con la C, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, cos'è successo qui? Ci manca qualcosina. Vediamo di ingrandire un attimo la finestra. Ecco qua. Noi dobbiamo dire che vogliamo raggruppare per questo. Proviamo a rieseguire e vedete che, ecco, quello che vi ho detto un attimo fa sull'aggregazione, se tralasciate di accompagnare una funzione di aggregazione dalla funzione gruppo, non ottenete il risultato giusto, addirittura vi ritorna un errore alla banca dati. In questo caso avete visto che non tornava un errore, però tornava un risultato che non aveva senso, mentre adesso abbiamo ottenuto il medesimo risultato. Vedete, è importante avere sempre accompagnato le colonne da raggruppare rispetto a quella che aggregano. Però quello che mi interessava qui appunto è la substr, quindi la sottostringa del cognome, viene visualizzata solo la prima lettera di ogni cognome, poi vengono conteggiate quanti ci sono cognomi che iniziano con quella tal lettera. Ecco, se noi salviamo questa query, va bene, query 1, la chiudiamo. Chiudiamo anche questa che adesso non ci serve, quindi la nostra bellissima query 1 la riapriamo. Vedete che è apparsa automaticamente, cioè LibreOffice Base crea lui questa colonna scritta tutta fatta da lui, crescente, prende il posto della nostra colonna visibile. In realtà quella che abbiamo impostato noi come gruppo se l'è messa da parte come colonna non visibile. Lo imposta lui così. Lasciatelo così, diciamo, ecco perché è lui il prodotto che vuole così. In realtà, se noi l'eseguiamo, otteniamo il nostro risultato. Funziona come quella che abbiamo disegnato noi, non c'è nessuna differenza. Però, una volta salvata e riaperta la query, vedete che la colonna originale che noi abbiamo impostato col gruppo la mette nascosta e se ne crea una lui così, avrà le sue necessità per farlo così. Non indaghiamo, funziona, basta, è finita lì. Ecco. Quindi cancelliamo questa query che era solo per mostrarvi quella caratteristica particolare e vediamo anche l'altro esempio di query con delle colonne, scusate, con delle funzioni di colonna. In questo caso cambiamo tipo di statistica e vediamo. Cosa voglio fare? Stavolta lavoro sulla tabella degli interventi dei PC. Voglio conteggiare, quindi avere il quantitativo di interventi per mese. Ecco, questo era il secondo esempio, la statistica sui mesi con più interventi. Quindi il conteggio degli interventi sui PC lo voglio in ordine decrescente, quindi avrò il valore più alto all'inizio dell'elenco e il più basso alla fine. I mesi in ordine crescente e raggruppato per giorno dell'intervento. Ecco, noi in banca, scusate, in banca dati degli interventi PC abbiamo il giorno dell'intervento, quando l'abbiamo fatto, e nel giorno ovviamente incluso, visto che è una data, incluso anche il mese. Usiamo la funzione di colonna month per estrarre esclusivamente il mese dell'intervento. Gli do il nome mese intervento. Ormai sapete che questa è la colonna originale che io ho creato quando ho creato la query, che poi LibreOffice posta non visibile e si crea lui questa colonna per conto suo, LibreOffice, che però non ha nessun influsso sul funzionamento, funziona esattamente come la nostra originale query che abbiamo disegnato solo con queste due colonne, questa e questa. Se eseguiamo questa query, vediamo che la nostra statistica è subito fatta perché abbiamo il conteggio degli interventi in ordine decrescente, quindi 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1, e qui il codice, cioè il numero del mese, quindi 5 sarà maggio, 3 marzo, 1 gennaio, eccetera, eccetera. Quindi vabbè, con i miei dati inventati in questa banca dati, quindi totalmente inventati, vediamo che abbiamo un conteggio di 4 interventi nel mese di maggio, 3 nel mese di marzo, 2 nel mese di gennaio, 2 nel mese di febbraio
e 1 in aprile, eccetera, eccetera. Ecco, vedete che magari delle statistiche che a prima vista, descritte così a parole, sembrano complicatissime, come faccio adesso con i miei dati a ottenere queste statistiche? Vedete che con una semplicissima, banalissima query, in fin dei conti, basta sapere il nome delle funzioni e come innestarle, come metterle qua sotto nella composizione della query ed è subito fatto. Vedete, molto molto semplice. Avete comunque ricordatevi che questa banca dati l'avete a disposizione, gli esempi li avete che potete risfruttarli e riutilizzarli. Poi ancora un paio di note. Ecco, c'è ancora una caratteristica che è un tipo di funzione di colonna particolare che ha un pulsante per conto suo ed è questa. È la funzione distinct. A cosa serve? A volte nelle query è possibile che per come è composta la query, l'interrogazione, fra i dati ci siano delle righe risultato di questa query duplicate, cioè esattamente identiche. Ecco, se vogliamo scremare, filtrare queste righe doppie e tenerne un esemplare unico, perché ci serve così, possiamo attivare la funzione distinct, che vabbè, è una parola inglese, però dà l'idea del distinto, del distinguere, quindi dello scremare i doppioni. Vediamo un esempio che ho creato anche qui una query valori distinti, entriamo come sempre in modifica, anche qui lavoro solo sulla tabella intervento e elenco semplicemente in ordine crescente la chiave principale della tabella intervento, ID intervento. Quindi eseguo questa query e vedete che vengono elencate semplicemente le chiavi tecniche, cioè quel numero univoco di chiavi della tabella, quindi 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Però noi sappiamo che di interventi sui PC ce ne possono essere di più. E quindi se io in questo caso ho eseguito la query con già l'opzione di valori distinti attivata, vedete questo pulsante schiacciato è attivo, quindi in questo caso mi ritorna solo righe univoche. Vedete, non ci sono valori doppi 2 volte 8, 2 volte 7, 2 volte 12 o quello che è, non ci sono. Adesso io temporaneamente spengo l'opzione valori distinti, quindi non vengono più filtrati i valori doppi, rieseguo questa query e vedete che degli interventi vengono, ci sono dei valori duplicati. Ecco. Mi sono accorto adesso che ho detto una cosa sbagliata, cioè ve l'ho mostrata giusta, ma ve l'ho descritta a voce sbagliata. Non è naturalmente la chiave dell'intervento perché quella è univoca, ma è la chiave secondaria di questa tabella che è quella riferita ai PC. Perché questo? Che ovviamente quello che stavo dicendo è che ci possono essere più interventi per un singolo PC e quindi la chiave secondaria può ripetersi. In effetti qui c'è la prova. Per il PC con il codice, la chiave 1 ce ne sono due, con la chiave 4 ce ne sono addirittura 1, 2, 3, 4 interventi, eccetera, eccetera. Ecco, comunque, questo è stato un mio lapsus, un mio errore di descrizione, però guardando il video avrete visto sicuramente che il campo non era l'ID intervento, ma l'ID PC, ecco. E questo naturalmente giustifica l'esercizio dei valori distinti, perché per ogni PC io posso avere più interventi. E vedete che se non attivo l'opzione valori distinti, io posso avere 4 righe risultato con lo stesso valore 4, 2 righe risultato 1, eccetera, eccetera. Quindi è per quello che se io voglio avere proprio singoli codici PC sui quali ho avuto degli interventi e non quanti interventi per PC, eccetera, eccetera, posso attivare l'opzione distinti, valori distinti, rieseguo la query, vedete che ho solo un esemplare per ogni riga risultato. Quindi vedete che il PC codice 4 non c'è più 4 volte nel risultato, ma una volta sola. Ecco. E quindi, diciamo, chiudendo un po' il cerchio, riassumendo un po' il tutto, delle parti precedenti del corso dove ho parlato di query, ho parlato di viste e capirete che aggiungendo anche questo discorso, questo
ulteriore fattore di valore aggiunto delle colonne contenenti queste funzioni o di aggregazione o colonne con funzioni di colonna, appunto, se creiamo delle viste o delle query con innestati queste funzioni di colonna, come abbiamo appena visto, o anche di aggregazione, abbiamo appunto un valore ulteriore aggiunto alla banca dati, perché poi una vista di questo tipo può essere risfruttata, come abbiamo detto nella parte precedente del corso, e quindi la vista già insito questo lavoro magari di substring o di conteggio, e quindi abbiamo automaticamente creato in banca dati degli oggetti che in realtà non si riferiscono a dati effettivi veri, ma a dei metadati, dei dati virtuali costruiti sulla base di dati veri che ci danno valore aggiunto della nostra banca dati. E a qualcuno potrebbe venire in mente di chiedersi perché tra virgolette, ci complichiamo la vita usando funzioni come mons, subst o max, min, eccetera, eccetera, count, quando magari io posso crearmi delle veramente in banca dati nelle tabelle delle colonne dedicate a questi valori. Facciamo un esempio: perché nella tabella dei proprietari, oltre alla colonna con il cognome intero, non me ne sono creata una con la prima lettera del cognome? Che così era già lì senza dover fare subst di 1,1. Ecco, prima di tutto è una forma di pulizia per evitare di avere in banca dati informazioni superflue in quanto sono derivabili da altre informazioni di base. Quindi è assolutamente inutile, uno spreco di spazio e di lavoro nella gestione, avere una colonna col cognome e in più una colonna con l'iniziale del cognome, perché l'iniziale del cognome, avete visto che con una semplice funzione subst posso derivarla. Quindi a me basta avere il cognome in banca dati, perché quello non lo posso derivare da altre informazioni, o ce l'ho o non ce l'ho il cognome del proprietario, ma l'iniziale, la A di turno, la posso facilmente derivare dal cognome. Quindi salvare in banca dati, per principio, diciamo seguendo una regola base, salvare unicamente le informazioni che non posso derivare da altre informazioni. Quindi non mi salverò idealmente i totali in banca dati, perché li posso fare con le funzioni di aggregazione, non salverò le iniziali dei cognomi perché le posso derivare, eccetera, eccetera. Perché appunto sono informazioni superflue in quanto derivabili e inoltre creerebbero del lavoro per gestirla, perché se io ho la colonna cognome in più che l'iniziale, devo inserire in banca dati sia il cognome sia l'iniziale, ecco, e quindi mi creerebbe lavoro in più per nulla, quando io appunto posso facilmente ottenere questa informazione aggiuntiva partendo dal dato effettivo di base. Quindi è assolutamente inutile evitarlo. È vero che in casi particolari fa veramente comodo per casi di efficienza di lettura in grosse banche dati o per altri motivi, fa comodo avere i dati aggregati e che ne so, l'iniziale del cognome effettivamente archiviate, effettivamente salvate in banca dati. È vero, nella realtà professionale o in particolari casi di banche dati, è vero che in realtà si fa quello che qui ho detto di non fare, però per il nostro livello del nostro corso, per le nostre banche dati, chiamiamole casalinghe, evitiamo per quanto possibile, evitiamo il più possibile di duplicare le informazioni. Creiamo la nostra banca dati e strutturiamola nelle nostre tabelle effettivamente con tutti i dati che non possiamo derivare da altri. I dati derivabili li possiamo derivare come vi ho mostrato in questa lezione. Ecco qui c'è il capitolo 10 dunque del manuale della banca dati HSQL DB, vi cito anche il capitolo delle funzioni di colonna, che ce ne sono parecchi di più di quelle che abbiamo visto qui ovviamente, potete andare a darci un'occhiata e ampliare le vostre conoscenze o perlomeno vedere quali sono le colonne e le funzioni disponibili
così da avere presente per un futuro e dire, ah, ecco, so che ho quella funzione disponibile in questa particolare situazione. Ecco, con questo direi che posso chiudere la nostra query con i valori distinti, non la salvo. Ho concluso anche questa parte, importante perché dà veramente valore aggiunto ai nostri dati originali di base, e vi ringrazio come sempre per l'attenzione e un saluto e vi attendo alla prossima parte del corso. Ciao ciao!